ritrovati nel studio di Obiettivo News. Fino al 30 luglio al Polo Calvese verrà celebrata la patronale di San Giacomo, che è un chiedo della tradizione di Calvese. Ne parliamo oggi con la neo amministrazione insediata, in particolare con Marina Vittore, vice sindaco. Benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie alla redazione per l'invito. Grazie. Patronale di San Giacomo, appunto un fiore all'occhiello della tradizione varlese, quindi molto amata dai cittadini e molto amato dalla nuova amministrazione che vuole in qualche modo rilanciarla. Sì, è proprio nel nostro intento rilanciare le feste patronali, quella di San Giacomo Apostolo e anche quella di San Michele Arcangelo, che sarà poi alla fine del mese di settembre. Un programma ricco quest'anno, quindi per la patronale di San Giacomo, poi avremo occasione ovviamente più avanti di parlare della patronale di San Michele. Un programma ricco con certi punti fermi nel programma, altri invece di qualità, nuovi. Sì, elencare qualcosa. Sì, grazie per l'opportunità. Abbiamo lavorato a più mani a questa manifestazione, a questa patronale, in sinergia con l'assessorato al commercio e alle attività produttive, alla promozione del territorio, che è gestito dalla collega Sandra Ponchia, e con il consigliere delegato all'agricoltura e alle frazioni Giacomo Meaglia. Abbiamo cercato di creare un programma che unisse gli eventi di tradizione con dei nuovi inserimenti e che potesse abbracciare il gusto di tante fasce di cittadini, dai più giovani ai più maturi, che, diciamo così, inserendo sia eventi musicali serali che eventi gastronomici. Abbiamo trovato una grande collaborazione da parte di tutte le associazioni cittadine e da parte degli operatori commerciali, che veramente si sono messi a disposizione per aiutare l'amministrazione comunale nel creare un programma ricco di intrattenimenti e soprattutto è interessante il fatto che spontaneamente le iniziative siano state proposte e che siano diffuse su tutto il territorio. Quindi diciamo che le vie si sono un po' organizzate e i rappresentanti di via hanno coordinato le varie iniziative insieme all'amministrazione comunale. E gli uffici comunali hanno dato una grande mano, dall'ufficio commercio all'ufficio tecnico, la polizia municipale, il settore affari generali, il settore cultura, politiche e sociali, che è il settore sul quale poggia il mio assessorato alla cultura e all'istruzione. E quindi siamo soddisfatti, diciamo, per l'avvio di questo programma, di questo nuovo modo, soprattutto perché abbiamo avuto poco tempo, dato che ci siamo insediati solo il 28 di giugno, quindi in un mese abbiamo cercato di fare il possibile. È chiaro che è un primo messaggio di rilancio della nostra festa patronale, faceva parte anche del nostro programma amministrativo proprio il rilancio della tradizione e della festa patronale. In tutto questo ci sono dei grandi eventi di qualità. Per esempio, abbiamo puntato molto a rilanciare la nostra fiera agricola e la mostra zootecnica, che si terrà lunedì 29 luglio. La nostra fiera è antica, è giunta quest'anno alla 440esima edizione, per cui abbiamo voluto innestare anche degli elementi di novità. E quindi quali sono questi elementi di novità? A parte, sì, immagino un ampliamento di quella che è la mostra zootecnica, quindi con i capi di bestiame e le attrezzature agricole, i macchinari. Sì. Allora, avremo sicuramente, come al solito, la presenza degli allevatori, non solo rivarolesi, ma di tutta la zona cannavesana, che metteranno in mostra la razza bovina piemontese, in particolare la Fassona. Abbiamo aumentato il numero degli espositori di macchine agricole e di zootecnia e per il primo anno abbiamo invitato una serie di produttori che hanno delle produzioni di qualità collegate appunto alla produzione agricola. E sempre per la prima volta anche i nostri rappresentanti, i nostri produttori
che stanno per essere certificati come DECO, che quindi hanno dei prodotti di qualità per i quali hanno chiesto il riconoscimento del marchio di denominazione comunale di origine. Questi sono circa una decina, c'è una procedura in corso, ma si sono messi a disposizione anche per mettere in mostra il prodotto, farlo conoscere, quindi avremo un primo assaggio di quello che speriamo sia poi la certificazione per tutti loro, che sarà poi nel tardo autunno, perché dobbiamo avviare prima la procedura, però è un bel messaggio. Abbiamo poi degli intrattenimenti per i bambini, con una scuola pony, abbiamo anche un angolo bambini dove i piccoli potranno fare attività didattica collegata alla floricoltura e all'agricoltura, e quindi speriamo di poter aver ampliato l'offerta. Abbiamo organizzato anche una interessante conferenza dal titolo Agricoltura e produzione di qualità, che si svolgerà nelle strutture espositive che abbiamo allestito allo scopo nel parco del Castello Malgrà, e in contemporanea con la Fiera Agricola. E a questa conferenza partecipano i principali enti che hanno a che fare con la filiera agroalimentare, con le produzioni di qualità, quindi avremo i rappresentanti della Regione Piemonte che parleranno di politiche del cibo, avremo Sonia Cambursano che è in rappresentanza della città metropolitana di Torino e parlerà dei neonati distretti del cibo, in particolare del distretto della pianura canavesana. E poi per la prima volta abbiamo la collaborazione della Camera di Commercio di Torino, che porterà il suo contributo, e della Coldiretti, dell'ASCOM Confcommercio e anche dell'ASL. Quindi sono tutti attori che lavorano sulle produzioni di qualità, sull'orientamento ai consumi, anche il contrasto allo spreco alimentare e le buone pratiche. Abbiamo pensato che riflettere insieme a cittadini e amministratori comunali dei comuni canavesani in un luogo proprio deputato alla fiera agricola e in un parco verde così bello fosse un qualcosa di assolutamente di valore. Certo, di valore e coinvolgente. Sì. E poi ci sarà anche il pranzo, il tradizionale pranzo, diciamo, della fiera, sì, sempre a Castello. L'esposizione si concluderà con il pranzo della fiera e a questo proposito dobbiamo ringraziare anche il Comitato per la promozione delle fiere di Rivarolo e del Canavese, il dottor Pier Giacomo Salassa, che ha collaborato con noi, con l'amministrazione comunale, come sempre fatto, ogni anno in maniera volontaria, proprio per portare allevatori e organizzare anche il momento conviviale. Oltre alla mostra zootecnica e alla fiera agricola ci sarà anche la solita fiera commerciale e quest'anno, se non erro, anche un mercatino di bebisti. Sì, la fiera commerciale che si svolgerà in Corso Rocco Mealia come tutti gli anni, e una ulteriore novità è invece il mercatino delle creazioni artistiche che sarà nell'allea di Corso Torino. Quindi abbiamo cercato di creare un circuito, un percorso ideale dove il cittadino può muoversi trovando offerte di vario genere. Certo. E poi questo bene per il lunedì. Abbiamo detto tantissime serate con punti musicali, con sì, offerte gastronomiche. Sì, sono tante le associazioni di volontariato che hanno collaborato con questa edizione della festa patronale. In primis abbiamo la Proloco di Rivarolo Canavese, che si è occupata di alcuni intrattenimenti musicali e di organizzare le principali serate musicali nei vari corsi, per cui si è cercato di coinvolgere tutte le zone della città, da Corso Torino a Piazza Fioratti, via Ivrea, via
Trieste e Piazza Litisetto. Oltre alla Proloco ha collaborato anche l'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo per intrattenimenti sia in Piazza Garibaldi la domenica pomeriggio che anche in occasione della presentazione del restauro della tela che sarà presentata domani sera presso la chiesa di San Giacomo. Vogliamo ricordare anche gli amici del Castello Malgrà che hanno organizzato insieme al gruppo Alpini di Rivarolo in occasione del centenario di fondazione del gruppo Alpini quella bella mostra Alpini al Castello che sarà inaugurata proprio sabato pomeriggio alle 17 e tra le altre cose la mostra sarà aperta anche in via eccezionale il lunedì mattina durante la fiera agricola. Il lunedì mattina durante la fiera agricola ci sarà anche l'apertura straordinaria della fucina di Cecco Tasso sempre all'interno del parco del castello di Malgrà a cura della compagnia di Sant'Eligio. E poi i punti gastronomici sono invece curati, come abbiamo detto prima, in maniera spontanea dai commercianti delle varie vie rivarolesi, attraverso le nostre locandine, le forme pubblicitarie che abbiamo emanato, si potrà nel dettaglio capire dove poter gustare le specialità per l'occasione. E dobbiamo ricordare lo spettacolo pirotecnico di martedì sera, la serata finale, che si svolgerà, diciamo, i fuochi saranno lanciati dal ponte sul torrente Orco, quindi lo spettacolo sarà visibile da Piazza Moulinette, quindi diciamo al di sopra del Parco Giostre e da Corso Roccomeaglia anche da Via Carisia e Piazza Carisia. Questi sono i punti di maggior visibilità, così certo. Colgo l'occasione anche per informare bene i cittadini sui punti di visibilità. Ed un'altra novità di quest'anno è il fatto che l'amministrazione comunque contribuisse insieme agli operatori di spettacolo viaggianti alla realizzazione dei fuochi d'artificio per renderli più... diciamo di qualità. Sì, sì, e per il primo anno abbiamo voluto tornare a contribuire, insomma, come si faceva un tempo, per l'allestimento dello spettacolo pirotecnico, quindi è a cura degli operatori dello spettacolo viaggiante e anche dell'amministrazione comunale. E gli operatori dello spettacolo viaggiante avranno i loro spettacoli in esibizione per tutte le sere, da venerdì a martedì, quindi dal 25 al 30 luglio. E abbiamo accennato prima, ma rispecifichiamolo, i negozi resteranno aperti per San Giacomo, quindi sì. Anche la sera si potrà vedere una Rivarolo viva, non solo dal punto di vista della patronale, ma anche dal punto di vista commerciale. Sì, noi abbiamo fatto un appello, in particolare l'assessore al commercio Sandra Ponchia ha intrattenuto tutta una serie di relazioni con gli operatori commerciali facendo capire che bisogna credere in questo rilancio e contribuire tutti a rilanciare la festa patronale. Quindi abbiamo fatto un appello alla massima apertura possibile, quindi gli operatori commerciali hanno la possibilità di aprire in maniera straordinaria i negozi e anche di ampliare le loro esposizioni anche in strada, questo anche per i Dehors sarà consentito come per tutte le edizioni un allargamento delle proprie superfici espositive. Ricordiamo anche in particolare il concerto della Filarmonica Rivarolese di sabato sera alle ore 21 in Piazza Garibaldi e quindi questo è un altro evento tradizionale che ovviamente è rimasto a dare valore al programma generale. In queste serate, per quanto concerne la viabilità, sì. Ci saranno delle chiusure, comunque interessando il centro? Sì, ci saranno delle chiusure che sono state diciamo specificate nell'ordinanza emanata dalla Polizia Municipale, sicuramente chiusa tutte le sere via Ivrea, anche Corso Roccomeaglia e Viale Don Bosio per consentire l'attraversamento diciamo, dei giovani che si recano, giovani giovanissimi che si recano al Parco Giostre in Piazza Moulinette. E poi
Poi nelle serate in cui ci sono i gruppi musicali che si esibiscono lungo l'allea e i punti gastronomici aperti, il controviale di Corso Torino e di Corso Indipendenza rimarranno anche chiusi al traffico, saranno pedonalizzati. Questo sia per garantire la sicurezza di tutta la manifestazione, ma anche per consentire ai cittadini rivarolesi e anche ai loro visitatori di godersi la città in tranquillità. Bene. Ci siamo persi qualcosa, perché è un programma veramente ricco. Speriamo di no, e insomma comunque ci sono le locandine, i programmi pubblicizzati bene nel dettaglio, poi in via generale noi come amministrazione comunale con il sindaco Martino Zucco Chinà, che ha fortemente voluto questo rilancio, non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con noi e augurarci che la festa possa andare bene e anche il meteo sia clemente. Speriamo, ce l'auguriamo tutti, perché San Giacomo non è mai stata una tradizione molto fortunata, no, purtroppo. Va benissimo. Grazie, grazie mille per essere stata nostra ospite. A voi, grazie. E vi invito allora a recarvi a Riva Rocanadese questo fine settimana, quindi fino a martedì 30 luglio, per vivere la città e la patronale di San Giacomo. E continuate a seguirvi su YouTube.